Buongiorno, buongiorno a tutti. Un ringraziamento particolare naturalmente va a una delle più grandi osteopati che ho conosciuto nel mio cammino, che è la dottoressa Di Renzo. Oltre a psicoterapeuta, lei sa di essere una grande osteopata. Scusate l'emozione, ma è doverosa, penso, nel trasmettere l'importanza di tutto il lavoro che vi stiamo presentando oggi. Ogni bambino, abbiamo capito che è unico e irripetibile, è unico nel suo sentire ed è irripetibile nel manifestarsi. Detto ciò, dobbiamo partire assolutamente da una domanda. Ma quale bambino entra nella nostra stanza nel momento in cui viene a un consulto? Chi è questo bambino che abbiamo di fronte? A parte la fenomenologia dei sintomi, ma chi è il bambino che abbiamo davanti? Qual è la storia di questo bambino fino al momento in cui si presenta la nostra visita? È per questo motivo che la dottoressa Di Renzo ha fortemente voluto un intervento osteopatico, in quanto gli osteopati un po' di corpo ce ne intendiamo. Questo significa che per ogni bambino abbiamo bisogno di una valutazione approfondita e personalizzata che tenga conto di tantissimi parametri, primo fra tutti appunto la storia del bambino fino a quel momento, anche la storia del corpo fino a quel momento. I bambini che giungono al nostro consulto spesso non parlano, o perché sono troppo piccoli, oppure perché hanno un problema, dunque non possono esprimere la loro sofferenza verbalmente, non possono esprimere il loro dolore, assolutamente, ma io mi riferisco anche e soprattutto al dolore fisico, che non viene mai preso in considerazione, o forse non abbastanza, e come direbbe il dottor Bianchi, dovremmo fare una riflessione su questo. Per alcuni di questi bambini, la sofferenza del corpo impedisce qualunque diagnosi e noi ne vediamo abbastanza di bambini. Alcuni di loro, per alcuni di loro, è stato impossibile, nella grande umiltà e nella grande serietà professionale della dottoressa Di Renzo, poter fare una diagnosi immediatamente, in quanto la sofferenza del corpo, il malessere espresso dal bambino, erano a tal punto elevati da fuorviare qualunque genere di valutazione. Attraverso la valutazione del corpo del bambino ci possiamo rendere conto di alcune zone sintomatiche, di alcune zone dolenti. Se un bambino non può esprimere il suo dolore verbalmente, certamente lo farà attraverso un altro canale, per esempio il comportamento. Troppo spesso, insisto, questo dolore fisico non viene preso in considerazione perché non si esegue un'attenta valutazione del corpo, perché non si dà importanza abbastanza alla storia del corpo. Il dolore è un'informazione che viene elaborata e codificata dal nostro cervello, cioè è una esperienza sensoriale, è un linguaggio del corpo. È fatto di un messaggio in ingresso, di un'elaborazione, di una risposta. Il cervello dunque, scusatemi, si sensibilizza e la sua risposta sul piano motorio sarà un adattamento. Dunque, questo vuol dire che questo bambino comincia a crescere e ad evolversi con delle esperienze sensoriali fuorviate già alla nascita, già all'inizio. Non avendo coscienza di ciò, queste esperienze sensoriali diventeranno per lui la normalità, ma non lo è, perché sappiamo benissimo che non lo è. Dunque, cosa significa che il cervello si sensibilizza? Ad esempio, quando un'area del midollo spinale viene sensibilizzata da una patologia viscerale, come ad esempio un reflusso gastroesofageo,
il risultante spasmo muscolare può attivarsi anche dopo la risoluzione del problema, generando quella che in osteopatia si chiama una disfunzione somatica, ovvero una risposta del sistema nervoso centrale attraverso una zona di grande contrazione muscolare. Questa zona sarà una zona che produrrà una alterata sensibilizzazione. Allora cominciamo a riflettere su tutti questi bambini che spesso hanno una difficoltà ad essere toccati. E la domanda che spesso ci siamo fatti con la dottoressa Di Renzo e che io nella mia pratica di 10 anni con questi bambini mi sono posto è: ma come mai alcuni bambini desiderano essere toccati con un'intensità del tocco che gli dà una presenza, un limite, un confine, mentre invece ci sono bambini che gradiscono essenzialmente un tocco superficiale che forse entri più nella profondità? Allora la storia del corpo non può essere assolutamente tralasciata. Un'altra esperienza del bambino, dunque un'altra motivazione che può giustificare il fatto che il cervello si sensibilizzi con delle aree di sofferenza, è rappresentata da quella che io vi chiamerò la categoria dei bambini strutturali. Ovvero esistono dei vincoli strutturali che sono degli ostacoli anatomici insormontabili per un bambino. Questi vincoli strutturali, questi ostacoli anatomici alterano sicuramente una funzione, non solo provocando dolore, ma alterano anche una percezione sensoriale in generale. Nel momento in cui il bambino è ancora piccolo, ieri si parlava dei 1000 giorni, forse ancora prima, vedremo oggi, esiste un lasso di tempo molto, molto, molto limitato, limitato a 1 mese di vita, al primo mese di vita, in cui avviene un'ossificazione di alcune aree, di alcune ossa del cranio. Vuol dire che i giochi sono fatti. Se un vincolo strutturale, mi riferisco ad alcune plagiocefalie, deforma alcune parti del cranio e queste si ossificano nel primo anno di vita, da lì in poi avremo dei vincoli strutturali, cioè degli ostacoli anatomici che generano di certo un adattamento. Sarà un adattamento posturale, sarà un adattamento nell'evoluzione del bambino, perché genereranno sicuramente una alterata percezione sensoriale, non solo di quella zona, ma di tutte quelle zone che hanno delle connessioni dirette e indirette, anche a distanza. Fino a quando tali vincoli strutturali non verranno normalizzati, il bambino dunque avrà una percezione sensoriale in tutto il corpo alterata, anche perché l'organismo si adopera sempre tutto per risolvere un problema che si trova in una singola parte. Perché l'osteopatia cosa ci accomuna? Ci accomuna sicuramente lo studio della dinamica, è questo che ci accomuna. In osteopatia si studia tantissimo la dinamica dei tessuti, il loro manifestarsi, non il sintomo in quanto tale, ma ciò da cui può scaturire tutte quelle connessioni di carattere anatomico, neurologico, funzionale, strutturale, biomeccanico, che possono in qualche modo giustificare una manifestazione sintomatica. Dico adesso, e lo dirò chiaramente alla fine, l'osteopatia non cura l'autismo, non sono qui per questo, ma l'osteopatia diventa, e cerchiamo di iniziare a comprendere questa riflessione, un elemento fondamentale per alcuni di questi bambini, perché il messaggio terapeutico possa passare, perché in un'alterazione della percezione ci sarà anche un'alterazione di ciò che viene dall'esterno e ciò che passa dall'esterno attraverso il corpo. Ma se a priori ho una condizione di difficoltà nel percepire,
certamente il messaggio terapeutico farà difficoltà a manifestarsi in tutta la sua esperienza. Un altro concetto che introduce l'osteopatia, e con questo finisco con l'osteopatia, è un concetto di salute. Ecco perché dico l'osteopatia non cura l'autismo, l'osteopatia non cura la malattia, l'osteopatia non cura. L'osteopatia si occupa di salute, introduce un concetto diverso, e un concetto diverso di salute a partire dall'integrità del corpo. Dunque il corpo ha tutte le sue potenzialità per esprimere tutta la sua salute nel momento in cui si trova in una condizione di equilibrio, e di equilibrio sappiamo che è un discorso molto ampio, certamente di equilibrio psicofisico e non solo, ma soprattutto fisico, perché il dottor Stier parlava proprio di questo. La salute si può esprimere solo esclusivamente quando nel corpo vi sia una integrità anatomica. Allora lì la salute si potrà manifestare. In 10 anni e più di ricerca e di terapia presso l'Istituto di Ortofonologia ho potuto osservare 360 bambini. Nella realtà ne ho osservati molto di più. 360 sono esclusivamente quelli con una diagnosi di autismo o di spettro autistico. Di questi 360 bambini ho potuto suddividerli in due categorie: una categoria di bambini strutturali e una categoria di bambini membranosi, e starò qui a spiegarvi brevemente le loro differenze. I bambini strutturali sono bambini che presentano spesso, anzi sempre, queste manifestazioni del corpo. Sono bambini che hanno plagiocefalia, e plagiocefalia è un termine anatomico che non soddisfa gli osteopati, perché la plagiocefalia è un termine che indica una forma, ma gli osteopati siamo appassionati di dinamica, e dunque le forme del cranio determinano una dinamica di adattamento dell'intero corpo, il che significa poter osservare e valutare delle scoliosi nel bambino neonato, già nel bambino neonato, determinate da adattamenti della forma, che diventano un adattamento globale di una dinamica, non solo generale del corpo, ma proprio di percezione, di funzionalità. Questi bambini hanno un'alterazione della suzione, un'alterazione del respiro, una ipersensibilità cutanea, un pianto inconsolabile, disturbi della sfera gastrointestinale, otorinolaringoiatrica e dolore. Ci sono bambini che a causa di traumi da parto non considerati abbastanza o a causa di malposizionamenti in utero nascono con vincoli strutturali della sfera craniale, incidendo questo fattore negativamente sullo stato di salute del bambino, alterando la suzione, la digestione, lo sguardo, il funzionamento delle mucose e il sistema immunitario. Dunque, l'interesse che l'osteopatia rivolge allo studio del cranio è perché innanzitutto è il contenitore del sistema nervoso centrale, che da quel momento in poi si svilupperà anche, dicono gli anatomisti, a partire dall'integrità e dalla armonia delle forme che si manifestano nel cranio. Questi bambini sono lamentosi, inconsolabili, esprimono subito un malessere o un dolore che non viene quasi mai diagnosticato e interpretato, perché a tutt'oggi nell'esame neonatale non viene data importanza alla forma del cranio. E quando un bambino nasce anche con una plagiocefalia, ancora oggi non si dà abbastanza importanza, perché la plagiocefalia si risolve da sola. Le plagiocefalie non si risolvono da sole. Se voi osservate le frecce che vi ho posto, mostrano in una diapositiva
nota agli osteopati in cui si vede un bambino incanalato nel canale del parto, nel momento in cui sta per compiere la sua rotazione, alcune spinte. Le spinte che agiscono a livello superficiale, a livello della volta del cranio, agiranno su una parte del cranio che ha un'origine membranosa. Dunque la natura ha previsto che questa parte del cranio possa deformarsi. E questa forse si risolve da sé, attraverso la suzione, attraverso il manifestarsi della vita. Ma le compressioni, le distorsioni, gli strain, cioè le distorsioni della base del cranio e dunque per esempio dell'occipite, queste non si risolvono da sole, perché l'occipite ha una costituzione cartilaginea, vuol dire che ha un'ossificazione molto più veloce. Questa ossificazione terminerà nel primo mese di vita. Questi sono i bambini strutturali. Dunque è su di loro che dobbiamo assolutamente agire, perché questi bambini sono bambini che presentano grandi difficoltà. Da qui nasce veramente una grande esigenza, no? E una grande riflessione, ancora come direbbe il dottor Bianchi. Cosa accade quando alla nascita alcune informazioni o sensazioni o percezioni vengono alterate a causa dei vincoli strutturali, cioè di questi blocchi strutturali? Cioè, che tipo di informazione verrà codificata nel nostro cervello sottocorticale? Ma quale esperienza, quale vissuto si scrive in questo cervello? Nel giro di due mesi esaurisce le sue molteplici funzioni di nutrimento? Quando la suzione è pigra in un bambino, c'è sempre da domandarsi perché accade questo, per quale motivo. Allora, vado veloce, questa esperienza sensoriale sarà un'esperienza sensoriale che fuorvierà il bambino e forse il suo percorso nell'alimentazione. Vado veloce con i bambini membranosi. La categoria dei bambini membranosi è tutt'altra categoria. Sono bambini che non presentano assolutamente difficoltà strutturali. Sono bambini che spesso e volentieri hanno delle alterazioni del respiro. Diciamo con la dottoressa Di Renzo, è un respiro che non fornisce aria. È un respiro di pancia piena o pancia gonfia che non dà aria al corpo, che non ossigena il corpo. Sono bambini che hanno subito alla nascita dei forti stress di natura emotiva, di natura sensoriale, e non hanno avuto la forza di poter reagire a questi stress. E allora forse quello è il momento in cui, non so, si alzano alcune barriere. Di tutti i bambini, e ne ho osservati, vi presento un campione di 76 bambini, 76 membranosi non trattati con osteopatia e 29 strutturali trattati con osteopatia. Dei bambini strutturali, 9 non autismo, 18 migliorano nettamente il punteggio, 2 mantengono il loro punteggio invariato e hanno eseguito questo genere di trattamento. Questo, ripeto, non perché l'osteopatia aiuta a curare i bambini, è solo perché toglie alcune difficoltà dal corpo del bambino. Nei bambini membranosi questo è il loro risultato. Di 47, 20 vanno in non autismo, 23 migliorano nettamente il punteggio e 4 avranno un punteggio ADOS invariato. Queste sono alcune percentuali, ma vado veloce perché voglio mostrarvi alcuni video interessantissimi. Questi sono video di come si svolge una valutazione durante il primo consulto dei bambini quando vengono in visita e noi in equip li valutiamo. Non esiste una posizione in cui io posso eseguire canonicamente una palpazione, ma come potete vedere la palpazione riguarda la sfera craniale, le ossa parietali, se esistono sovrapposizioni delle ossa del cranio, una valutazione della colonna vertebrale, delle tensioni a livello pericardico e a livello dorsale.
e ancora dei test per valutare quali sono le zone di maggior tensione del corpo di questo bambino e quale sia l'incidenza di queste zone di tensione nel suo vissuto. Questa è un'immagine molto carina, capirete anche perché adesso è molto carina. Innanzitutto la bambina offre una disponibilità incredibile, è un gioco per lei. Guardate chi esce dall'igloo, la dottoressa Di Renzo, perché normalmente ci vanno i bambini nell'igloo, all'istituto di ortopedologia ci va la dottoressa Di Renzo. Dai, andate dentro, dunque nudo per... Questa è un'immagine meravigliosa, perché, ripeto, offre la totale disponibilità della bambina che si lascia toccare e lascia la mia, la possibilità di poter fare una valutazione di quello che in osteopatia viene chiamato uno strain, cioè una distorsione della base del cranio. E ancora un'altra immagine. Immaginate che i video sono stati tagliati tantissimo, ovviamente. Come potete vedere, ci sono diversi momenti della visita, non esiste un momento canonico per voi, per cui per noi è protocollato a quel momento faccio l'esame osteopatico. Dipende sempre dalla disponibilità del bambino, dipende dalla sua posizione, da dove lui si mette, da cosa offre in quel momento, perché non pensiamo che tutti i bambini offrono la disponibilità ad essere palpati in tutto il corpo. Questa è la grande capacità, cioè quella di ascoltare il bambino e percepire quale sia il suo punto d'ingresso, dove lui vuole essere toccato, e quella diventa una chiave di entrata per il bambino e una possibile valutazione della diagnosi. Ancora la valutazione del dorso, abbiamo visto poco fa una valutazione delle ossa del bacino. Ancora, questo è un video interessantissimo di un bambino molto 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 particolare, perché aveva un grandissimo dolore questo bambino, giunto a un consulto da noi con una difficoltà incredibile, era fortemente lamentoso. Questo è un momento in cui io porto il bambino in quella che noi chiamiamo una flessione embriologica. E bisogna essere un po' dinamici. Spesso io lavoro in questa posizione seduto perché è una posizione che offre un contenimento al bambino. Lo metto nella sua flessione embriologica, appoggio una mano sul cuore, avvicino la testa al cuore, cioè lo rimetto in una sua esperienza sensoriale primordiale, nella pancia della mamma. E questo è un momento in cui tutto si ferma, perché il bambino in questo momento fa un'esperienza sensoriale profonda, sente il suo corpo e sente una liberazione che parte dall'interno. Questa immagine, innanzitutto dalla storia dei nostri volti, ci racconta che sono 10 anni che facciamo questo lavoro. Quindi ringrazio sentitamente la senatrice De Biase per l'intervento e l'incipit e la stima che rivolge agli osteopati, e sono, è già da qualche anno che noi lavoriamo con i bambini. Questa immagine è un'immagine, è un video molto interessante nel quale si mostra chiaramente la totale disponibilità di questo bambino, che aveva un fortissimo disagio nel respiro e dunque ho iniziato a trattare il suo diaframma, la tensione del cranio, un momento in cui lui esce dal trattamento
incontra la dottoressa di Renz, si rilassa con uno sbadiglio e vi mostro ancora l'ultimo video, poi chiuderò. Oh, che fatica, eh! Vi lascio un istante l'audio. Cercate di sentire il suo respiro. Sentitela. Il dolore che arriva dal respiro. Non sia mai. Quando si appoggiano le mani sul corpo del bambino, il bambino in quel momento riconosce la sua zona sintomatica. Immediatamente. Dunque non è un gesto di stizza che vuole mandar via una persona sconosciuta, perché i bambini riconoscono l'intenzione del tocco. Questo è ciò che accade, il video lo abbiamo tagliato tantissimo, ma durante una prima visita questo bambino io l'ho trattato, cioè ho seguito direttamente un trattamento osteopatico, e il bambino si è totalmente rilassato, il suo respiro è completamente cambiato, fino ad addormentarsi. Il papà racconterà alla fine della visita che fino a quel giorno il bambino non era mai stato in braccio a lui. Grazie.